dialogo transmediterraneo non è una prerogativa della politica e del mondo degli affari. Qui, a Strasburgo, la Fondazione Artistica Polonia ha sviluppato una collaborazione con il movimento artistico italiano Love Difference e ha accolto una esibizione dell'artista italiano Michelangelo Pistoletto, dedicata alle tematiche del Mediterraneo. C'è un conflitto ideale e pratico, il conflitto religioso, conflitto politico-economico. Allora, io penso che l'arte oggi, essendo estranea a tutte queste particolari condizioni di conflitto, può portare a una visione più aperta, una visione complessa, una visione più profonda e creare veramente il piacere della differenza, il piacere dei diversi gusti. Nell'ambito dell'esposizione è stato costituito una sorta di parlamento culturale intermediterraneo comprendente diversi artisti, politici e attivisti. Tutti insieme hanno discusso sulle diverse possibilità di rafforzare le relazioni attraverso l'arte. Alcuni partecipanti temono che l'Unione per il Mediterraneo possa dividere l'Europa in paesi del nord e paesi del sud. Francesco Martone, senatore italiano, rappresenta la Sardegna. Qui si crea il rischio di una Europa staccata a sud e soprattutto su due versanti, quello dell'energia e quello del lavoro, del contrasto all'immigrazione clandestina. Una delle questioni chiave affrontate da questo Parlamento interculturale è se sia possibile conciliare arte e politica. Su un fatto non ci sono dubbi, l'arte e la cultura hanno costruito forti legami nel bacino del Mediterraneo per secoli, indipendentemente dalla politica. L'arte è un'arte libera, senza frontiere, senza blocchi, senza destra né sinistra. Allora di colpo l'arte è aperta, ha le braccia aperte verso la politica. Bisogna porre forse la questione ai politici, la pensano alla stessa maniera. Ma poco fa, mentre ero in pausa, ho detto al mio collega marocchino che l'ideale è quello di rendere il politico un artista e di far comprendere la politica all'artista. Nonostante la politica costituisca la forza motrice dello sviluppo delle relazioni nel Mediterraneo, i politici europei sono consapevoli del fatto che le relazioni non possono e non devono fondarsi solo sulla politica. Le nostre relazioni politiche non dovrebbero essere basate solamente sulla cooperazione, sul dialogo e gli incontri fra i politici. La gente dovrebbe incontrarsi. Questa dimensione culturale è della massima importanza per la comprensione delle differenti popolazioni e culture. In questa fase non si sa ancora quale forma avrà l'Unione per il Mediterraneo. Per avere una risposta bisognerà certamente aspettare oltre i 6 mesi della presidenza francese. Nel frattempo la Francia dovrà trovare una soluzione alla crisi provocata dal no irlandese al Trattato di Lisbona. Un'altra questione spinosa che metterà alla prova la determinazione e la volontà di Nicolas Sarkozy.